oggi in diretta dallo stadio Alberto Braglia di Modena per raccontarvi la 12ª giornata del campionato di Serie C, girone B tra Modena e Reggio Audace, il derby del Secchia. Cornice bellissima alla Braglia di Modena, oltre 10.000 i presenti sugli spalti, 2.000 da Reggio a sostenere la Reggio Audace in un derby bellissimo, con gli spalti gremiti da una parte, la Montagnani colorata di giallo-blu dall'altra, il granata della Reggio Audace, in 2000 come abbiamo detto, a seguire i ragazzi di mister Massimiliano Alvini. Undicesimo il Modena in classifica con 14 punti, ospita la Reggio Audace che invece è quarta in classifica con 20 punti. Modena che arriva carico dopo il successo nel derby contro il Carpi nel turno infrasettimanale, il posticipo di giovedì, grazie al rigore di Tulissi, match winner nel derby al Camassi. 2-2 invece per la Reggio Audace nella precedente gara, giocata sempre in frastimenale di mercoledì in casa con il Rimini acciuffata dopo il 2-0 iniziale. Le formazioni di questo derby della Secchia, il numero 67 nei precedenti incontri, 14 vittorie per il Modena, 30 pareggi, 22 per la Reggio Audace, che schiera il 3-4-1-2 con Narduzzo tra i pali, difesa 3 con Spanò, Rozio, Costa a centrocampo, Libutti e Kiruan sugli esterni, Rossi e Varone al centro, poi Staiti a supporto di Scappini e Zanini. Il Modena risponde col 3-4-2-1 con Gagno tra i pali, difesa 3 con Politti e Stefanelli al posto degli squalificati, Zaro e Ingenieri, Perna al centro della difesa, centrocampo confermati Berzotti e Varoni sugli esterni, Pezzella e Davi al centro, là davanti De Grazia e Tulissi, alle spalle di Felipe Sodigna, c'è cioè quindi il numero 10 brasiliano al posto di Rossetti, che aveva giocato nell'altro derby, quello con il Carpi. Modena che inizierà a giocare dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, sempre qui in diretta su Eleven Sports, con la classica divisa casalinga, gialla la maglietta dei canarini, pantaloncini e calzettoni blu, dall'altra parte la reggiana con calzettoni e pantaloncini bianchi, granata e blu invece la divisa a strisce per la formazione di Massimiliano Alvini. Una vittoria e una sconfitta i suoi precedenti contro il Modena, mentre sono due le vittorie per Mauro Zironelli contro la Reggio Audace. Il bilancio invece tra i due mister dice due vittorie di Zironelli e un pareggio. Alvini non ha mai battuto sul confronto in panchina. L'altro mister, Mauro Zironelli, si canta al Braglia da una parte e dall'altra, è tutto pronto per iniziare, dirige Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, gli assistenti Luca Tette di Livorno e Marco Lencioni di Lucca. Il primo pallone per la Reggio Audace, che muove partendo da Rozio, c'è Costa insieme a lui e capitano Spanò comandare la difesa. Tocco a cercare Scappini, si torna indietro da Gagno con il sinistro, Spanò di testa, raccoglie Pezzella, poi vince il duello a centrocampo e la lancia a cercare ancora Scappini, buono intervento qui di Davi, si scarica sulla sinistra dove c'è Varutti, Stefanelli, c'è lui assieme a Perna e Politti in difesa, tanti squalificati sia da una parte che dall'altra, anche qui al Modena con Sodigna, buono lo spunto, avanza Varutti sulla sinistra, va al cross al centro, l'uscita passa di Narduzzo che si fa trovare pronto, spinge il Modena subito questi primi secondi di derby. Buono il taglio da parte di Scappini, posizione regolare, va alla conclusione ma viene ribattuta, alzata la bandierina l'assistente, pescato in fuorigioco Ivan Varone, era Scappini che era scattato assieme al numero 8 della Reggio Audace, si ripartirà con un calcio di punizione in favore dei gialloblu, oggi non potranno contare su Zaro Ingenieri squalificati, poi gli infortunati Laurenti e Spagnoli, dall'altra parte out Martinelli Carbo per squalifica, infortunati invece Lunetta, Marchi e Venturi nelle file della Reggio Audace. Prova a scattare Sodigna, buona la chiusura di Rossi, ancora il Modena in avanti ma c'è intervento di Spanò che alza la testa, poi a centrocampo interviene Pezzella, riesce però a controllare, quindi si torna a destra, Rossi, buono il lancio per Scappini, irregolare la posizione anche in questo frangente e quindi sarà calcio di punizione per il Modena.
Pezzella che viene incontro Stefanelli, che riceve in questo momento il pallone. Sodigna prova a dare di prima, c'è l'intervento di Rozio, si continua a giocare, ha preso una volta la schiena Sodigna, si può subito sentire il centrale classe 92 della Reggia Audace con l'intervento su Felipe Sodigna. Due gol finora per il fantasista brasiliano, quest'oggi a guidare l'attacco del Modena. Subito Armando Perna, colloquiare con Mario Cascone. Trabatte lui questo calcio di punizione, il capitano del Modena, classe 1981. Cercato ancora Stefanelli, che riceve, Pezzella, lascia sfilare, buon rilancio per Berzotti, purtroppo verso la porta, quella che scorre più sotto la curva, il supporto Spicaldi del Modena, cornice bellissima, giornata altrettanto bella a Modena, questo derby. Parte da dietro la Reggia Audace con intervento di Pezzella, che però non riesce a conquistare il pallone. Kirwan prova il dribbling chiuso da Davè, c'è un fallo, sta per usufruire di un calcio di punizione proprio davanti alla panchina di Alvini. Andrà Andrea Costa, le indicazioni del 49enne allenatore della Reggia Audace. Rozio, il lancio a cercare Scappini, c'è Berzotti prima di lui, controlla l'uscita del pallone tra con la rimessa laterale. Enrico Berzotti, cresciuto nelle giovanili del Porto Gruaro, il Pordenone, Verona, Padova, Arezzo, l'anno scorso al Monza. Sodigna viene addirittura a ricevere molto basso, prova il cambio di gioco per Farutti, la pressione della Reggia Audace con Stefanelli seguito da Scappini, cercare lungo Tulissi, colpo di testa parte di Spanò, la Reggia Audace che mantiene il pressing. Pezzella mette giù il pallone, Stefanelli controlla, Sodigna molto lungo, lancio per lui, sovrastato qui da Costa, poi da via, centrocampo, Perna a mettere ordine, Berzotti non si intende con Politti e quindi rischia qui il Modena. Palla recuperata da Kirwan, converge verso il centro, il tocco di prima per Scappini anticipato, con il fallo di Perna, sarà calcio di punizione per la Reggia Audace. Il calcio di Perna, metti involontario ai danni di Stefano Scappini. Quindi calcio di punizione per la Reggia Audace, il primo calcio piazzato di questa partita. Intanto continua dalle indicazioni Massimiliano Alvini ai suoi. Varone sulla battuta assieme a Rossi. 5 gol per Varone, così come 5 reti segnate da Scappini, sono i migliori marcatori della Reggia Audace. Anche 4 gol con Marchi, oggi infortunato, 2 da Carbo e da Lunetta. Qua va alla battuta Varone, decisamente fuori bersaglio, il primo calcio di punizione della Reggia Audace. Già battuto il rinvio con Pezzella che si allarga, ancora Stefanelli deve rifugiarsi da Gagno, la pressione di Scappini, il colpo di testa di Rossi, riesce a controllare con lo stop a seguire. Farutti prima di lui, però occhio a Sodigna che può avanzare, non riesce il dribbling per il tocco di Rozio, ancora Sodigna con l'esterno sinistro, capisce con Andrea Costa che lancia sulla sinistra Zanini, la corsa ininterrotta dal passaggio sbagliato e l'intervento di Perna, qui duro Tulissi, pallone che viene salvato proprio sulla linea da Armando Perna, rimane a terra però Fausto Rossi. Armando Perna butta fuori il pallone, subito un richiamo direttore di gara. Perna che fa segno direttore di gara di non essersi accorto di Rossi a terra, e quindi Scappini tra il pallone a Gagno, così fa per
far ripartire il Modena. Questo derby del Secchia al Braglia, 13 vittorie del Modena, 4 della Reggiana Audace, 17 pareggi, quella che è la 35esima sfida al Braglia delle 66 giocate tra le due formazioni. Spano viene anticipato regolarmente qui da Tolessi, che dà uno sguardo in mezzo, c'è cioè Berzotto sul secondo palo, Varutti a rimorchio, tocca per Sodigna, alza il pallone, ancora per Varutti, intervento difensivo da parte di Rozio che salva la Reggia Audace, spinge il Modena sotto la Montagnani, la rimessa per Sodigna subito per Tolessi, mette giù il pallone, il tocco con Davi, ancora Sodigna, buoni pallone per Tolessi, avanza Tolessi, va col mancino, ribattuto. Poi Zanini prende un colpo, subisce fallo. Calcio di punizione per la Reggia Audace. E buono chiaramente il gol realizzato a gioco fermo da Davi. Sarà calcio di punizione. Siamo all'ottavo minuto di questo primo tempo, ancora 0-0. Il derby del Secchia. Costa. C'è largo Kirwan, incontro Rossi, buono pallone per Kirwan, poi arriva l'intervento di Politti sul pallone. Berzotti raccoglie, lancio lungo per Tulissi, Costa, stop, mancino per Zanini, posizione regolare, avanza la Reggia Audace con Staiti, arriva sulla destra dove c'è Libutti, contro Varutti, poi torna da Spanò, Rozio. Alza la testa, pronto a scattare Scappini sulla linea dei difensori. Si torna da Costa. Avanza palla al piede. Ancora Costa, in mezzo a tre, riesce a passare. Poi Zanini fermato da Politti. E poi Tulissi a mettere ordine. Pezzella. A rimorchio Stefanelli. E poi Varutti sulla sinistra. Sodigna, in mezzo al traffico, riesce a raccogliere questo pallone e avanzare, ancora Sodigna, doppio passo, avanza Sodigna, si allunga troppo il pallone, poi non si intendono Nartuzzo e Kirwan, palla che termina fuori, regalata la rimessa al Modena, quindi rimane in zona d'attacco. De Grazia, è chiuso, deve tornare all'indietro, Sodigna, pallone per Perna. Torna Tagagno, pressing della Reggia Audace che costringe quindi il Modena a tornare nella propria metà campo. Davi, largo a destra, c'è anche Berzotti, appena fuori dal campo, sulla corsia di destra. Davi, il pallone è per Pezzella, brava a lasciare sfilare e a aprire largo per Perna, che ha spazio per avanzare. Occhio al Modena, con Berzotti che alza il braccio, vuole il pallone a destra, Sodigna, il filtrante per Varutti non arriva. Raccoglie De Grazia che viene fermato, ancora il palo laterale, il Modena spinge, soprattutto sulla corsia di sinistra, con la corsa di Michael Varutti. Ora è Tulissi che va a ricevere. Varutti. Scambia ancora con Sodigni, sul plus. Può andare via qualche numero, poi esterno sinistro, ancora Sodigni può avanzare. Felipe Sodigni, limite dell'area. Lo scarico per Pezzella, zona tiro, dribbling, si continua a giocare, c'è il fischio di Cascone, deve essere un'azione interessante per il Modena, andato via Sodigna in un fazzoletto. C'è largo Kirwan, il servizio per Rossi, poi ancora Rozio, un rilancio di Rossi per Scappini. Scattato, non è riuscito a trovarlo, quindi rimessa per il Modena con Berzotti. Sodigna insieme a Davi e Tulissi che viene incontro, poi fa il contromovimento, alla fine Sodigna riceve questo pallone, gioca praticamente da playmaker Felipe Sodigna, addirittura prima è venuto a raccogliere un pallone nella propria area di rigore. Adesso è Costa sulla sinistra, Perna puntuale in chiusura, meno però la precisione del suo rilancio. Qui l'avanzata della Reggia Audace, buono il pallone per Kirwan, entra in area, va al centro con l'esterno destro, direttamente tra le braccia
di Riccardo Gagno, anche se la posizione del 26 neozelandese era irregolare, quindi calcio di punizione per il Modena. Pezzella, poi il pallone lo tiene completamente solo, lancio lungo per Turissi, ma preciso, può correre il 2 del Modena. Marcato da Spanò, a rimorchio Barutti, la mette in mezzo, di prima, deviata, su Degna al limite, va a commettere fallo, spinta ai danni dell'avversario. Buona l'idea qui di Salvatore Pezzella. Cercare Tiziano Tolisi, match winner, derby col Carpi di giovedì sera. 2-2 invece della Reggia Audace, vince da tre partite. Modena invece imbattuto da tre gare in questo girone B di Serie C. L'avanzata di Libutti, l'incontro Varone, poi ancora per Libutti. Staiti, il pressing di Pezzella, costretto a tornare indietro da Costa. Kirwan, Berzotti in pressione, Rossi di prima, Scappini, spalla alla porta, cambia il gioco per Spanò, che avanza, Liputti, punta Barutti, va al cross basso, occhio a Zanini, mette giù il pallone, riesce a girarsi, anzi no perché c'è Perna, è una scivolata, mandare la palla in corner, il primo corner della partita e della Reggia Audace. Manda a battere Lorenzo Staiti, il vicino Tulisi, questa battuta con il destro. Quarto d'ora il derby del Secchia, quindi pronto Staiti, la battuta con il destro, Scappini, debole colpo di testa della centravanti della Reggia Audace. 5 gol come detto in questa stagione per il giocatore cresciuto nella giovanile di Ternana, l'anno scorso al Cittadella. Farutti qui non riesce, riceve il passaggio di Stefanelli completamente sbagliato e quindi rimessa per la Reggia Audace in zona d'attacco. Spanò, stop con il destro, il servizio per Rossi, Libutti, tacco ancora per il compagno, poi lo zio prima dell'intervento di Tulissi, gioca ancora sulla corsia di destra. Se si sente bene il documento, la faccio continuare.
prova 1-2-3. Devo mettere io. Arriva. Arrivando. Sì, arriva, arriva. Fallo che ha fermato Felipe Sodigna. Sarà calcio di punizione per il Modena. Deve recuperare il gol. Si è andato da Scappini. Primo minuto della gara. Ivan Varone al minuto 21. In tre sulla battuta. Perna, Sodigna. C'è Pezzella che si allontana. De Grazia. Ora rimane solo lì. Se la battuta, il miracolo di Davide Narduzzo che manda la palla in corner con il calcio di punizione di Salvatore Pezzella. Corner per il Modena con Felipe Sodigna pronto alla battuta. Va in mezzo, secondo palo, il colpo di testa tintato da Armando Perna che termina fuori. Era Politti, non Perna. Prova subito a trovare, a cercare il gol del pareggio il Modena dopo il vantaggio firmato Scappini. Non trova i compagni, quindi sceglie di ripartire dal basso per il lancio lungo. Davide Narduzzo, autore di una bellissima parata pochi secondi fa sul calcio di punizione di Salvatore Pezzella. Fischi per la perdita di tempo dei giocatori della Reggia Audace. Davì, il colpo di testa con Perna che appoggia all'indietro. Stefanelli, parte lui dal basso. Pezzella viene incontro ma non viene servito. E quindi Varutti per Tulissi. Pallone recuperato sulla destra da Libotti. Può andare il 17 della Reggia Audace. Il tocco per Scappini. Zona tiro Scappini. A lato. Non di poco. Perna qualcosa da dire all'assistente di Cascone per una posizione forse ritenuta da lui non regolare di Scappini. Modena riparte con Stefanelli, in verticale per Tulissi, viene incontro, poi lo scarica ancora per il 15 dei Canarene. Varutti, anticipo vincente qui da parte di Staiti, avanza la Reggia Audace. Zanini, limite dell'area, Zanini se la porta sul destro, Davì recupera il pallone, poi si lotta con Pezzella che porta via il pallone a Zanini. Alza la testa Pezzella, l'intervento di Razzio
fermato da Perna, è rimasto a terra intanto Davi, però intanto rimane in campo dopo aver sbattuto contro la bandierina. E alla fine Gagno a mandare fuori il pallone, si rialza Guido Davi, subito un colpo nel contrasto con Matteo Zanini. ...25 sul cronometro Braglia, Modena 0, Reggio Dacce 1, con il sesto gol stagionale di Stefano Scappini. Reggio Dacce che dà il pallone ai giocatori del Modena, con Davi che è regolarmente in campo dopo la botta subita. Stefanelli, lancio a cercare Tulissi, viene chiuso da Rozio, si torna da Spanò, alza il pallone in direzione Scappini, alla fine arriva prima Berzotti che lancia Pezzella, salta netto l'avversario, ancora Pezzella in slalom, avanza il numero 16 del Modena, chiuso qui da Spanò e poi Rozio, intervento di Sodigna, si continua a giocare, il lancio per Scappini, ancora pescato in offside, era scappato via al numero 9, peccato però per l'ennesima volta in questo primo tempo è fuori gioco. Sodigna a chiedere scusa alla centrale della Reggio Audace dopo l'intervento in scivolata ai danni di classe 92. Paolo Rozio, può ripartire il Modena, Pezzella per Varutti, De Grazia prova il tocco di prima, diretta Varutti ma non ci arriva, il 23 del Modena, palla che è terminata anche fuori, si ripartirà con la rimessa laterale e verrà battuta dal capitano Alessandro Spanò per Staiti, torna indietro dal suo capitano, ancora Staiti, pronto Scappini a scattare sul filo del fuorigioco, prone che però passa per le vie centrali, Costa allarga sulla sinistra dove c'è Kirwan, anticipato da Berzotti, può correre ora il set del Modena, anticipato qui fallosamente parte di Paolo Rozio, questa volta lui a commettere fallo. De Grazia, già battuto il Modena, il fischio però di Cascone a fermare l'attacco dei gialloblu. Politti ora pronto a battere, si torna in orizzontale da Stefanelli, Varutti alto a sinistra, Stefanelli corre incontro Staiti, si torna a Gagno, Sodigna rientra da fuori gioco, pallone proprio per il numero 10 del Modena, arriva però facile tra i piedi di Rozio e quindi è la Reggio Audace che può ricominciare da Narduzzo. Perna va a colpire di testa, forse una spinta ai danni di Scappini, mette giù col petto Perna, poi apre per Varutti, incontro De Grazia, prova il tocco di prima, si inciampa e perde il pallone, può avanzare la Reggio Audace con Spanò, avanza il capitano, viene chiuso da De Grazia, bravo a recuperare, c'è largo a sinistra completamente libero Kirwan che viene servito in questo momento, vuole puntare Berzotti, ancora Kirwan, la sposta sul destro, va al centro Perna di testa ad allontanare il pallone, il duello vinto da Tulissi che scappa via Rozio, cartellino giallo per il numero 4 della Reggio Audace, bravo Tulissi a infiltrarsi tra le maglie del giocatore della Reggio Audace ed allungarsi il pallone con il destro, costringendo al fallo e al giallo Paolo Rozio. Punizione proprio dal cerchio di centrocampo per il Modena, poteva essere un'azione molto pericolosa. Furioso mister Alvini in panchina. Tulissi allarga dove c'è Varutti, subito incontro Livutti. De Grazia tocca per Sodigna, va via molto bene Sodigna, zona tiro, intervento sul pallone, contropiede Reggio Audace, Libutti si sceglie di tornare indietro dove c'è Andrea Costa,
Pallone completamente sbagliato, direttamente sui piedi di Berzotti. Può avanzare il Modena, Davi in profondità per De Grazia. Aspetta, arrivo di Rozio, già ammonito, secondo fallo nel giro di pochi secondi. Rischia la Reggia Audace. Calcio di punizione, la punizione interessante per il Modena. C'è Davi sulla battuta. Arriva subito Felipe Sodigna a incaricarsi di questo calcio di punizione. Modena che ha avuto subito la palla per pareggiare col calcio di punizione di Salvatore Pezzella. La risposta di Narduzio che ha salvato l'1-0 per Reggia Audace. Andrà il 10 di Hyundai, brasiliano, lo stato di San Paolo. Antonio Felipe Sodigna, arrivato in Italia nella stagione 2007-2008 all'Udinese, poi Bari, Triestina, Brescia, Mantova, Mestre tra le altre. L'anno scorso Arezzato, 33 presenti e 11 reti per Felipe Sodigna, classe 1988, andrà lui col mancino. Tutta corta, Pezzella al limite dell'area, sbaglia il tiro. Quindi Varone a raccogliere il pallone, occhio al 3 contro 2, scattato Zanini, c'è il solo Perna come ultimo uomo, rientra il Modena, perde palla la Reggia Audace, anche l'occasione di far male alla difesa del gialloblu. Perna, tocca per Pezzella, vuole il pallone da Vi, cerca però il lancio per Sodigna, lo mette giù molto elegantemente. Ancora Sodigna, la finta, salta a Kirwan, ancora punizione per il Modena. Sodigna che posiziona il pallone. Guarda Tulissi, ancora Sodigna, scambio tra i due. Quasi da fermo Felipe Sodigna, bravo Rossi a mantenere la posizione. Poi il pallone per Stefanelli che sbaglia il primo stop, poi controlla il pallone, larga per Varutti. Taglio di Stefanelli ignorato, si torna da Pezzella, la pressione alta leggerita molto bene dal 16 del Modena che finta la conclusione. A destra c'è Politti che riceve in questo momento sovrapposizione di Berzotti, cross però in mezzo e alla fine riesce Staiti in qualche modo ad allontanare, spinge il Modena, spinge il Braglia. Davvero bellissima cornice di pubblico a Braglia per questo derby del Secchi, numero 67 tra le due formazioni. Berzotti a mantenere questa rimessa sui piedi di Sodigna che cambia il gioco e trova Stefanelli, lascia rimbalzare il pallone, poi si ferma. De Grazia riesce a trovare Varutti largo a sinistra, cambio di direzione, rischia di perdere palla Varutti, qui Stefanelli col mancino, Tulissi con il petto, la sponda anticipato, poi ancora Tulissi insiste, riesce a passare in mezzo a due, viene atterrato, calcio di punizione, danni Tiziano Tulissi, viene richiamato Ivan Varone. Uno di due ammoniti insieme a Rozio, rischiano entrambi. Qui ha fermato la corsa di Tulissi. Ancora Sodigna assieme a Pezzella, rimane solo Perna come ultimo uomo. Il resto dei giocatori del Modena a saltare, poi c'è De Grazia molto vicino al punto di battuta. Viene posizionata ora la barriera da Cascone. Potrebbe addirittura andare in porta Sodigna. Prima Pezzella, eravamo però più vicini alla porta. Qua siamo un pelo più lontani, ma c'è Sodigna sul punto di battuta. Va Felipe Sodigna, teso vicino al palo e il suo sinistro. Non preoccupi di tanto Davide Narduzzo che ha controllato l'uscita del pallone. C'è il richiamo di Cascone a Narduzzo di velocizzare la manovra per il calcio di rinvio. Lo zio molto vicino al suo numero uno. Spano. Molto alto qui il Modena. De Grazia. Poi Pezzella si lotta con l'intervento
di Davi in scivolata, poi De Grazia rimane a terra, Politti di testa, prima di Zanini, raccoglie Staeti, viene atterrato da Davi, calcio di punizione per la Reggia Audace. Spano, guardi al centro, il taglio di Scappini, buca Stefanelli, era comunque un fuorigioco, il 9 della Reggia Audace. Gagno, finta il passaggio corto per Perna e serve Stefanelli. Sodegna, viene incontro al pallone, spara la porta con la suola, viene lontano Rozio, prendendolo per la maglietta, ancora Sodegna, azione personale, prova ad andare via Rozio, ci riesce, già ammonito Rozio, il taglio di Pezzella, che non salta però Spanò, doppio intervento del capitano, che strappa il pallone da De Grazia, poi Perna dall'altra parte nel duello tra capitani, vince lui allontanando il pallone col sinistro. Grinta di Alessandro Spanò, classe 92. Ora Costa, il lancio a cercare Nico Kirwan sulla sinistra, troppo lungo, sarà rimessa per il Modena. Ancora l'indicazione di Massimiliano Alvini per Zotti, che non trova alcun compagno libero, alla fine è il solito Sodegna a ricevere il pallone basso. Stefanelli, c'è spazio per l'avanzata, il lancio per De Grazia con il petto, riesce a mantenere il pallone, ancora De Grazia, salta l'avversario, poi avanza il 24 del Modena contro Spanò, serie di finte, va sul fondo, il cross al centro, Varutti raccoglie il pallone nell'area, in mezzo c'è però Rozio a liberare, ci prova il Modena sempre sulla corsia di sinistra più pericolosa in questo primo tempo. Da quella parte la formazione di Mauro Zironelli. Perna, si abbassa Politti, pallone per De Grazia anticipato da Spanò, tocco di Scappini, poi Zanini scatta in offside, si continua a giocare, anzi no, viene fermato subito il gioco al Braglia, si ripartirà col calcio di punizione per il Modena, andrà Politti, minuto 37, 1-0 Reggia Audace, gol di Scappini al minuto 16. Davi va da Stefanelli, Tulissi non riesce a girarsi, quindi Pezzella da centrocampo prova a ricominciare, taglia Sodegna a destra, non viene servito Berzotti, taglia Davi, avanza ancora Berzotti, vince il primo dribbling, poi Sodigna, largo sulla destra, doppio passo, ancora Sodigna, ora in mezzo a due, rischia di perdere palla, Politti prova a dargli una mano, palla che termina fuori, sarà della Reggia Audace la rimessa. Esagerato un po' con le finte, Felipe Sodigna approfitta per un po' d'acqua, Matteo Zanini, Andrea Costa andrà con la battuta. Staiti incontra il pallone, di prima Costa direttamente addosso a Zironelli. Berzotti, serve Sodegna. Stop e cambio di gioco per Varutti. Colpo di testa di Libutti. E Varutti torna indietro e va da Stefanelli. De Grazia ha spazio per girarsi, lo fa. Varutti sulla corsia di sinistra, viene incontro Tulissi, si gira, ancora Stefanelli, può avanzare palla al piede, il cambio di gioco impreciso per Berzotti che non riesce a tenerla dentro, doveva giocarla meglio qui il Modena. Kirwan torna da Costa, ancora Kirwan, Staiti va a saltare Pezzella che riesce a conquistare con il suo intervento, a conquistare una rimessa al Modena, sprecata qui, bravo Costa di testa, cambio di gioco, il tocco di Libutti, Spanò, ora
proprio zio. Rossi scambia con il suo difensore centrale, Costa. Pressing di Tolisi. Lancio di Costa per la testa di Scappini, che commette fallo ai danni di Armando Perna. Calcio di punizione per il Modena. Siamo ormai negli ultimi minuti di questo primo tempo. Ancora 1-0 per la Reggia Audace in questo derby del Secchia. Tulissi per Sodigna, ora sul cerchio di centrocampo. Prova a partire, scambia con De Grazia, poi Sodigna, vede largo a destra per Zotti. Alla fine Kirwan riesce ad arrivarci prima. Il numero 7 del Modena. Ora uno stop di Scappini, in mezzo a due, subito chiuso con primo controllo. Stefano Scappini, qua il fallo fischiato. Capitano del Modena, buon calcio di punizione conquistato da quello che ora è l'unico bomber a quota 6 gol della Reggia Audace. 6 Scappini, 5 Varone, due rimarcatori della Reggia Audace, dall'altra parte 4 Rossetti. Soci in panchina questi primi 45 minuti. Qua il fallo, centrocampo, calcio di punizione per la Reggia Audace. Subito Scappini, dire qualcosa al direttore di gara, fa segno, indica di ammonire il giocatore del Modena che ha commesso il fallo. Due ammonite per la Reggia Audace, ancora zero per il Modena. Quarantunesimo minuto, cantano i tifosi della Reggia Audace. Movimento tra le linee da parte di Zanini, cambio di gioco, il pallone per Libutti, poi viene incontro Varone, non riesce lo scambio tra i due, alla fine Perna, cercare Pezzella in verticale, rischia di perdere qua la qui il Modena, poi Perna, contrasto, rimane a terra, dolorante, ancora non si è alzato Armando Perna, lo fa in questo momento. Quindi si riprende con il Modena, con Varutti, si gira su se stesso, scivola, riesce comunque a servire De Grazia, Spanò conquista una rimessa laterale grazie al suo intervento. La Reggia Audace già battuta con Staiti, che riceve, De Grazia insiste, recupera il pallone, subisce anche fallo parte di Lorenzo Staiti. Si torna da Gagno, Politti sbaglia il passaggio, Costa ancora però Politti su questo pallone a sinistra, ora per Varutti che vuole puntare Libutti, lo fa, inverge verso il centro, taglia Tolese, passaggio troppo lungo per il match winner di Carpi. Si allarga Spanò e riceve il pallone. Ancora Spanò. È scappato Libutti, anche Scappini. Perna riesce ad arrivarci, allunga con la punta del piede per Gagno. Occhio qui al pressing di Kirwan. Riesce a girarsi Berzotti. Palla recuperata da Costa, la pressione di Davi, bravissimo Costa a saltarlo. Staiti, personalità per Andrea Costa, tantissime presenze in Serie A, maglia di Samperegina. Lancio a cercare Kirwan sulla sinistra, che riesce ad arrivarci, però ne che rimane in campo, ancora Kirwan, va in mezzo. Libera per un attimo Politti, palla che rimane però al limite dell'area. Davi, sovrastato da Spanò, cade a terra Spanò, fallo in attacco, fischiato al capitano della Reggia Audace, 44esima al Braglia. 1-0 per la Reggia Audace. Varutti sulla sinistra. Deve tornare indietro da Stefanelli. Politti.
Berzotti largo a destra, ancora Poletti di prima, alza il pallone per De Grazia che fatica contro Costa nel duello aereo. Zanini contro Poletti, gli fa perdere l'equilibrio, conquista una rimessa laterale a Reggio Audace, chiama calma Matteo Zanini e i suoi. Entriamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo del derby della Secchia. La rimessa di Costa è lunga per Scappini, riesce a anticipare Politti, ma il pallone arriva tra i piedi di Riccardo Gagno che esce e serve subito a Stefanelli. Perna. Politti. Sodigna non riesce a ricevere il pallone perché c'è la chiusura di Staetti e tagliato Scappini. Posizione regolare, lo stop di Scappini, va in mezzo l'intervento di Armando Perna. Reggio Audace che rimane in zona d'attacco, uno di recupero, si giocherà fino al 46esimo. Il cross centro di Zanini sul secondo palo, la traversa colpita da Libutti. 46esimo minuto, l'occasione per il raddoppio della Reggio Audace, si spegne sul montante. Ha rischiato il Modena, pallone che sembrava ormai perso. Bravo Scappini a rimetterlo in mezzo. Davi riesce a servire De Grazia con qualche difficoltà, però chiuso in mezzo a tre, recupera un altro pallone grazie a un altro ottimo intervento di Spanò. Stefanelli, ancora Spanò a pressare in avanti adesso. Zanini, tocco all'indietro per Costa che non vuole rischiare, si va sulla sinistra dove c'è Kirwan. Pallone orizzontale completamente sbagliato, capisce tutto Pezzella, può avanzare il Modena, ancora Pezzella, Pezzella, zona tiro, Pezzella! Sul fondo di poco, termina il primo tempo al Braglia di Modena, 1-0 per la Reggio Audace grazie a gol di Schiappini. Questi primi 45 minuti, ora highlights e poi potete seguire il secondo tempo sempre qui in diretta su Eleven Sports. Così il microfono è appena l'altro, c'è invece il microfono, non era ancora in linea. Vabbè, ma cioè io stavo riprendendo, ti dico. È un problema, non era tecnico. Non si
semplicemente che lui si era allontanato lì dopo e l'avevano fatto il meccanismo che era con i giornalisti che hanno fatto il mezzo di un risultati della 12ª giornata del campionato nazionale, Serie C, girone B. Al termine del primo tempo, per tutto sono stati giocati con inizio alle ore 15. A Ravenna, Ravenna 1, Cesena 0. A San Benedetto del Tronto, San Benedettese 0, Vicenza 1. A Bolzano, Sottirol 1, Virtus Verona 0. Il programma con inizio alle 17:30, Artigliano Ferranti Salò, Rudini Fermana, Vistosa Rotopio. Giocata ieri, Piacenza Padova, 1-1. Sì, perché pensavano ci fosse il problema tecnico. Il problema, perché poi c'è stato un doppio di spirito. Thank you.
far andare tutti in automatico. Ben ritrovati da Giovanni Poggi in diretta dallo stadio Alberto Braglia di Modena per il secondo tempo tra Modena e Reggio Audace, 1-0 l'intervallo per la formazione reggiana grazie al gol di Scappini al minuto 16 del primo tempo. Poi altre poche cose da segnalare, la punizione di Pezzella salvata da Narduzzo, non un bellissimo primo tempo per il derby del Secchia numero 67. Si riparte con il Modena che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi in diretta su Eleven Sports per cercare di impattare la partita dopo il vantaggio firmato, come detto, da Stefano Scappini, il suo sesto gol stagionale. Applausi del Braglia a caricare la formazione di Mauro Zironelli. Una Reggio Audace che in questo momento sarebbe proiettata a 23 punti in classifica. Nessun cambio nell'intervallo, si gioca con gli stessi 22 del primo tempo. Pronto a fischiare Mario Cascone della sezione di lanciare inferiore per l'inizio di questa ripresa. Bellissimo spettacolo sugli spalti. Sodigna, primo pallone sulla corsia di sinistra dove c'è Barutti, appoggia all'indietro per Stefanelli. Ora Pezzella larga destra per Politti. Tulissi, il tocco di prima. Sodigna non si accorge del pallone. Modena che riesce però a recuperare con Varotti che si rifugia dalle parti di Gagno che sbaglia il rilancio. Messa laterale per la Reggio Audace. Con Lorenzo Libutti. I centrali Staiti infiltra il pallone per la chiusura di Stefanelli. Davi si ferma, torna da Varotti, ancora lo scambio di centrocampista classe 1990 e ancora Gagno, la pressione di Scappini, il lancio lungo di Gagno, poi Sodigna con il petto, buono il pallone per De Grazia che può correre, avanza il Modena, De Grazia corsia di destra, vuole puntare Costa, lo fa, va al centro col mancino. Narduzzo blocca dopo il rimbalzo del pallone, attento il 12 della Reggio Audace. Ferrario va a scaldare insieme a Mattioli per il Modena. Ho visto un po' di movimento sulle panchine all'inizio di questo primo tempo, anche all'intervallo. Tutto Aruna della Reggio Audace. Scaldarsi. Giammoniti, Rozio e Varone hanno rischiato entrambi il secondo giallo nel primo tempo. Una gara comunque dura. Braglia. Un derby, come normale che sia. Narduzzo. Costa. Pallone lungo per Scappini, Stefanelli di testa, poi Staiti, ancora Stefanelli, Varutti. In verticale c'è l'anticipo da parte di Spanò, corre la Reggio Audace. Il passaggio fermato da Politti, ben posizionato. Ora Davi, la pressione di Spanò, Davi di prima con il destro, Sodigna a lottare con Costa. Ci arriva prima Sodigna, il lancio per De Grazia che può correre, De Grazia avanza, ancora De Grazia con il destro alto, deviazione non c'è stata, secondo l'assistente si ripartirà con il rinvio dal fondo. Bravo Sodigna con il petto, poi il tocco di Tulissi, liberare De Grazia che ha puntato. Già ammonito Rozio,
però riuscito a battere Narduzzo. Difende la porta, ma le sue spalle sono i suoi tifosi, quasi 2000 arrivati da Reggio Emilia. Alzare i suoi, Davide Narduzzo, cresciuto nelle giovanili del Milan, per lottare con Scappini. L'anticipo del capitano del Modena, Costa, controlla il servizio per Kirwan. Con la suola, poi Rossi, ancora Costa. Anticipo vincente di Barzotti, viene però subito fermato dalla scivolata di Rossi, che poi recupera il pallone, avanza la Reggio Audace, bravissimo Rossi. Si può distendere la formazione di Massimiliano Alvini, poi il fuorigioco evidente, fischiato a Scappini, che non è ancora riuscito a incidere. Veramente, eccetto il gol, però l'unica cosa che conta fino a questo momento. Ancora Reggio Audace in avanti con Spanò, fermato nel muro difensivo del gialloblu. Poi recupera palla, Zanini va con la conclusione, alta, direttamente in Montagnani. Io dal fondo, come ho detto, Scappini non si è visto tanto, ma ha segnato il gol, che finora vale 1-0. Il sesto per Stefano Scappini. Sodigna, Davi, rischia di perdere palla, Varutti non troppo deciso, alla fine Stefanelli sproia la situazione, viene incontro Tulissi, lo stop con il ginocchio, Sodigna si muove, Varutti col tacco, esagera qui, Davi non controlla, poi scivolata sul pallone, Pezzella alza la testa, sguardo a destra dove c'è Berzotti, stop, vuole puntare, riesce a saltare l'avversario, va in mezzo Spanò con l'esterno destro, rimessa per il Modena che attacca, spinge sulla corsa di destra, Berzotti riceve, intervento di Costa che recupera il pallone, rimane a terra Berzotti, poi Rossi, fallo, punizione per il Modena, il fallo fischiato proprio a Costa con l'intervento su Enrico Berzotti. Andrà Sodigna a battere con il mancino. Già battuto Pezzella, limite dell'area, ancora Pezzella, ce l'ha sul sinistro, Pezzella fuori di poco, corner, grande occasione per il Modena, sempre con Salvatore Pezzella, il più pericoloso, i ragazzi di Mauro Zironelli. De Grazia vicino a Sodigna, che però andrà lui probabilmente con il mancino. È così, basso Berzotti, alto, ovviamente fuori bersaglio. Sono in 5 a scaldarsi per il Modena, 4 invece per la Reggio Audace. Si ripeterà con il rilancio di Davide Narduzzo. Perna, buca di testa, poi Stefanelli, Varutti per Pezzella, vuole andare via Rossi, non ci riesce, è atterrato, calcio di punizione per il Modena, battuto addosso a Fausto Rossi. Sodigna, lancio preciso per Davi, che può andare, zona corta dell'area di rigore, Davi entra in area, Davi ribattuto il suo tiro, Pezzella limite dell'area, De Grazia non lascia il pallone a rimorchio per i suoi compagni e perde palo il Modena. Stefanelli, pulito il suo intervento, Perna di prima per Pezzella che lascia sfilare, ancora la corsa del 16 giallo-blu che perde il parastinco, poi De Grazia prova con la rovesciata, non ci riesce e quindi Costa a mettere ordine, perde palla, intervento pulito e regolare, De Grazia viene fermato, anche qui tutto regolare, si continua a giocare,
Il lancio di Costa per Scappini, questa volta in gioco. Vuole puntare Stefanelli, ancora Scappini al centro, perna bocca l'intervento, arriva il pallone sulla sinistra con Zanini, l'uscita perfetta di Riccardo Gagno, applausi del Braglia, salva il 2-0 della Reggia Audace, il numero 26 del Modena. Azione corale della Reggia Audace che ha sperato di realizzare il secondo gol al Braglia, ma sbaglia il passaggio, ancora Pezzella, dappertutto, Sudegna chiama il pallone. Lo riceve e allarga per Davè, ha una prateria davanti a sé. Spanò, tiene d'occhio, si va da Sodegni, in mezzo a due, prova a passare, fermato, calcio di punizione. Il fallo ai danni di Felipe Sodegni, ha fischiato a Ivan Varone che sta rischiando grosso, è già ammonito da metà del primo tempo. E infatti Alvini va a chiamare Adamo Aruna. Ascolta le ultime indicazioni del vice, sarà il primo cambio in questo secondo tempo, anche il primo cambio della partita per la Reggia Audace. Sudegna intanto sta per rialzare, c'è anche Pezzella sulla punta di battuta, Zironelli in campo a dare indicazioni a Perna. Derby che si è acceso in questo secondo tempo, dopo i primi 45 minuti non bellissimi. Pezzella con il destro o il mancino di Sodegna, una punizione a testa nel primo tempo, Pezzella più pericoloso che ha chiamato gli straordinari Narduzzo. Movimento al limite dell'area, tocca Sodegna per Pezzella, la battuta col destro deviata, c'è Politti in area di rigore, lo stop da Fi in mezzo a tre, prova ad andare via, ancora Politti di testa, il pallone alzato, rimane a terra Stefanelli. Questo timidamente un calcio di rigore, non è stato fischiato, il direttore di gara Cascone. Mette palla a terra Narduzzo, ancora Perna, vince il duello aereo con Scappini. Varutti prima dell'intervento. Più Modena che Reggio Audace in questo momento, ma che se l'occasione più ghiotta la volta della Reggio Audace, qualche modo di fare.
Piazzarini ipnotizzato dall'intervento decisivo di Riccardo Gagno. Li butti, tocca di prima per Scappelli, scambia ancora con il suo compagno, ancora Li butti, vince il rimpallo con i Farutti. Allora che rimane in campo e è tutto. Ancora il Modena per il controllo. Gagno, lancio molto lungo, riesce a metterla giù benissimo da Grazia. Il duello contro Rozio. Sodegna perde il pallone, non riesce a recuperarlo. Ancora Sodegna, messo giù sul pallone per questa volta l'intervento di Alessandro Spanò. Contropiede Reggio Audace, avanza Rossi. Largo sulla sinistra per Kirwan. Si arrasta. Staiti. Costa. Cambio per le vie centrali, prima Farone, c'è molto lungo, lento però, quindi Stefanelli accompagna il pallone scortandolo fuori, cambia come detto, anticipato pochi secondi fa l'ingresso in campo di Adamo Aruna, numero 20 della Reggio Audace, classe 2000, al posto di Matteo Zanini, esce Barone Mazzanini, indicazione intanto Varone Staiti. Applausi della curva per lui. Partirà con la rimessa dal fondo. Sono per Ferrario, è pronto ad entrare Sodigna, viene fermato qui Farone, Staiti subito per Aruna, inciampa Politti, Tulissi, ancora Politti, sbaglia il passaggio qui, arriva direttamente dalla braccia di Narduzzo, costringe poi al pressing prima di controllare il pallone con le mani. Zero Tulissi, quindi pronto anche un primo cambio per il Modena con Carlo Ferrari. Costa, Staiti, andare via con il tacco, fermato da Politti, quindi il Modena può ancora correre, questa volta con Tulissi contro Rozio. Tulissi lo vuole puntare, va al cross al centro, Duzzo di posizione blocca. La vittoria 4-1 del Modena l'anno scorso, finale playoff di Serie D, 26 maggio, pochi mesi fa, ma pescando in fuorigioco Tiziano Tulissi. L'ultimo successo della Reggio Audace al Praglia, primo novembre 2016, 3-0 la Coppa Italia delle Capro, poche settimane prima, sempre la stessa stagione, la Reggio Audace si è imposta per 2-1 in campionato, quindi doppia vittoria a distanza di poche settimane. Lascio per Aruna, Politti con il destro, poi Costa a fermare Fallosamente Tulissi, sarà il terzo ammonito di questa partita. Andrea Costa, 76. Due centrali su tre ammoniti, Rozio e Costa per la Reggio Audace. Ha tolto la casacca. Anche Simone Rossetti. Rossetti e Ferrari pronto ad entrare, dato calcio di punizione con Pezzella che va col destro, lunga sul secondo palo, Stefanelli non riesce ad arrivarci, termina fuori. Balzari suoi,
Davide Narduzzo. Si continua a cantare sugli spalti del Braglia, bellissimo spettacolo. 10.000 presenti. Stefanelli. Aiuta con il corpo per questo colpo di testa, quello che torna nella zona difensiva del Bologna. Politti, alza il pallone per Solli, ben anticipato. Con Staiti di prima per il compagno. Troppo lungo però, di Gagno bloccare, se non lasciato intanto. Giocatori Costa e Politti. Questo è qualcosa da dire anche a Gagno. Politti di testa, Sodini, col petto, poi Davide. Può avanzare. C'è Barutti la sinistra, viene servito, sembra un'iniziale di Davide. Ancora Barutti, c'è da andare verso il centro. Fare tutto Rossi. Rossi, attuale in difesa. Vince il duello il numero 2 del Modena. Ancora Modena per l'attacco. Sodini, la pressione di Arona, regionale di Sodini, strattonato, calcio di punizione per il Modena. Un fallo fischiato ai danni di Lorenzo Staiti su Felipe Sodini, che ha tirato due giocatori sulla sinistra. Evidente strattonamento ai danni del giocatore brasiliano. Batte il Modena, De Grazia la mette in mezzo, la testa di Rossi, poi Pezzella di prima, spallone allontanato. Si ribalta nel campo della giornata, c'è la corsa di Arona, perna per il destro, Rozio lotta con Davi, lo mette nell'area, poi Berzotti chiuso, l'amico Kirwan, perna dall'altra parte, non si fa sorprendere, manda la palla in out, cambio per il Modena, è un doppio cambio dentro Rossetti e Ferrario. Questo è Mauro Zirinelli, fuori Tunisi. Il Modena rimane con Sodigna ad agire assieme a Rossetti e Ferrari. E fuori De Grazia Tunisi. Rimessa di Giordace, entusiasmo del Braglia, torna ad accendersi nel doppio cambio. C'è tempo ancora per rimediare la partita, cercare il pareggio. Rimessa per il giallo, Sodigna, non è recuperato, Sodigna da nulla riesce a servire Tavì. C'è subito il lancio per Ferrari che può andare al centro dove c'è Rossetti che non ci arriva per pochi centimetri, spizza solamente il pallone. Berzotti vince il duello, rimessa dal fondo. Questa è la regia dell'assistente, si fanno subito vedere gli entrati Ferrari e Rossetti, riuscito solamente a toccarla Simone Rossetti. '67 sul cronometro, ancora avanti con Giaudacci e Braglia. Questo Davide Secchia, Davi, lottare di testa, contro Varone, mandare via Ferrario, non c'è il fischio del direttore di gara, si continua a giocare. È salito Spanò, Stefanelli si rifugia in auto, pressione del difensore della Reggio Audace. Così, bravo Spanò a recuperare. Aruna, serie di finte
ai danni del 20 della Giordace. È il primo ammonito, Salvatore Pezzella. Minuto 69. Fermato anche l'ingresso di NC. Vedete Giordace, di Adam Waruna. Sorpreso la difesa del Modena, dal nulla il lampo del numero 9 della Reggio Audace. Davi Sodigna, mezzo a due, riesce a passare con un po' di fortuna, viene fermato ancora con le cattive, questa volta da Fausto Rossi, con l'aiuto di alzarsi. Berzotti sulla destra, Pezzella di prima, sbaglia tutto. Ora cogliere con calma Davide Narduzzo, indicare i suoi posizione per ricevere. Stefanelli arriva prima di Staiti, poi Scappini, Perna, si butta con il corpo, poi Aruna raccoglie il pallone, sulla sinistra per Kirwan, contro Berzotti, ancora Kirwan, si gira, Aruna, largo destra di tutti, si torna da Rossi. Auckland, lui è la terza esperienza in Italia. Reggio Audace regina lo scorso in destra nella stagione 2016-2017. Rossetti, ci costa un altro di noi. Si spenta un po' la fiamma. Su di lui, punizione della Reggio Audace. Andrà a giocare a Gubbio la prossima giornata, mentre la Reggio Audace tornerà a giocare in casa contro il Fano. Occhio però, messo in mezzo, okay. Berzotti non ci arriva di testa, c'è un vice, l'anticipo di Kirwan che ha sfiorato il 2-0, okay. E ci manda proprio il numero 7 del Modena, che ha rischiato ancora, pallone che sembrava il nocco inizialmente. Rossetti aspetta un attimo che tiro via un ND nella metà campo, aspetta. Sodina non è anticipato da Rossi. Era Reggio Audace, ancora Rossetti, si nota con Costa che passa davanti, può subire anche il fallo. Simone Rossetti, Reggio Audace Fano, Scappini che scatta offside. Reggio Audace che non giocherà con il Fano, chiedo scusa, ma con la Samba del Tese domenica prossima. Il Modena che
calcio. Dopo la Samp andrà al Maruzza a sfidare il Cesena. Mi anticipo, sabato 9 novembre, gara valida per la 14ª giornata di girone B di Serie C. Pezzella, via centrocampo, il tocco per Rossetti, ancora Pezzella, duello con Costa, rigore di vantaggio applicata il direttore di gara Politti. Bertotti allarga, non anticipato ancora dall'ottimo intervento di Kirwan, molto più basso con la posizione in questo secondo tempo ad aiutare la linea difensiva la Reggio Audace. Rossetti viene incontro al pallone, Costa difende su di lui, poi Davi, Stefanelli, tutto il modo l'ha attraversato la Reggio Audace. Farutti su linea anticipato da Spanò, occhio per la Reggio Audace che può correre con Faroni che è scappato, lo serve Staeti. Scappini chiama palla in mezzo, arriva anche dall'altra parte Aruna. Varone, è proprio Aruna che riceve, stop col sinistro, poi col destro, missa il vantaggio di Poletti, palla che rimane lì, pericolosa. Varone, ancora per Aruna, limite dell'area, il tocco per il compagno, ancora Poletti, in chiusura, poi Berzotti, rischia un po' la Reggio Audace, alla fine Rossi, mantenere il pallone, lo mette in mezzo, Scappini, Stefanelli lo anticipa, palla che arriva a Gagno e rilancia subito, ma c'è Costa a stoppare con il mancino, resiste anche la pressione del neo entrato Ferrario che non si è ancora visto, così come Simone Rossetti. Li butti, prova a scambiare con Baroni, ci viene però ritrova dall'altra parte e va da Rossi, taglia Li butti, Aruna, serve Li butti, raddoppio da B, Aruna, tocca corto con Rossi, ancora Aruna, lo scambio tra i due, Varone, Colazione, Costa, gestisce la giocata, Varone, si allarga Kirwan, servito, il taglio di Varone, poi Staiti va a ricevere, andare al tiro con il destro, fuori. Stefanelli, cambio. Pronto per la Reggio Audace e anche per il Modena. Pronto entrare Alessandro Mattioli nelle file giallo-blu. Due invece le sostituzioni per la Reggio Audace, probabilmente avverranno qualche secondo dopo rispetto a quella del Modena. Mette in campo Mattioni e Laurenti, il numero 17 e il numero 18 del Modena in campo. Fuori Politti, ha cercato, non può continuare la partita, e dentro Mattioli, questo primo cambio, poi dentro Laurenti che ha recuperato l'infortunio e dentro il posto di Michael Varutti. Ascolta le ultime indicazioni di Mauro Zironelli. Il rilancio di Gagno, la fine Stefanelli, fatica nel controllo. Di solito Varone sciupare il pallone, qua con il tacco, la pressione dall'entrata Laurenti, ancora Varone, lo chiude Laurenti, la che termina fuori. E anche Edoardo Duca entrerà in campo. Cambi anche per la Reggio Audace. Chiamato Kirwan, fatto Modena, toglie Pezzella, mentre dentro Duca. Buona comunque la gara di Pezzella, specialmente in primi 45 minuti. Kirwan pronto a uscire invece per la Reggio Audace. Più di mezzo scoppi in Capranto. Fatto. Al suo posto, Giulio Favale. Sostituendo,
entra, non al posto di Chiro, al posto di Libutti. Di Specie invece entra al posto di Staiti, non riesce quindi Nico Chiro, che era stato richiamato solamente per competizione, e quindi cambia inserendo Specie per Lorenzo Staiti. Sta facendo delle sostituzioni. A 11 dalla fine. 36esima della ripresa Braglia. 1-0 per la Reggio Audace. Scappini. Madre che ha fatto tutti i cambi a sua disposizione. Va a liberare l'area. Un intervento sinistro Laurenti. Spano, Varone, Davide, chiude Rossi. Entriamo ora negli ultimi 10 minuti di questo derby. Chiro ha spostato a destra, per cui è ricordo per quello. Fonte troppo la Reggio Audace a battere questa rimessa che viene concessa al Modena. Stefanelli, Sodigna, deve andare lungo, cercare una corsa di Ferrari, anticipato da posto Laurenti, poi Sodigna per Stefanelli, Cagno, cambia gioco. Pallone, però Spanò di testa, aspetta, Rossi, va bene il pallone, Kirwan, Stefanelli col petto, Laurenti di prima, Sodigna, mezza dura, riesce a girarsi, Duca, si allunga il pallone, lo trova Mattioli, lo può avanzare, Berzotti, sovrapposizione di Mattioli, Duca, va alla conclusione, al centro per Ferrario che non ci arriva, per un soffio. Ancora questo
corsa per la Dinamo. Questo ultimo assalto per cercare il pareggio. Perna, Laurenti, stop con il destro, Stefanelli, verticale per Duca, marcato da Specie, poi Davi, non c'è spazio, e ancora Duca di prima, colpo di testa a liberare l'area. Sodigna, Mattioli, fa il cross, ancora l'anticipo di Costa, che torna Sodigna, stavolta con il mancino per Davi, Kirwan di testa, palla che parte da fuori, sarà rimessa dal fondo. Ultimi cambi per la Reggia Audace, dentro Radrezza e Brodic. Fuori anche Stefano Scappini al suo posto, Fran Brodic e sul timbro anche al bravo Stefano Scappini, 6 gol in queste prime 12 di campionato, anche il raddoppio di ripresa di poco, sono una traversa possibile, pallone per il 2-0, Aruna lottare a conquistare il pallone con la pressione di Rosserti, bravissimo Aruna, il Favale, il lancio Brodic, quella Brodic, Laurenti può correre, esterno destro sui piedi di Kirwan, con l'intervento sul pallone di Guido Davi, rimessa Reggia Audace. Anticipo di Costa, danni di Rossetti, Berzotti con le ultime forze, si conquista un calcio di punizione, bravo ad anticipare Giulio Favale. Sodigna, Ferrario, mette giù con il petto, Rozio, ancora Ferrario, limite dell'area, il dettaglio ignorato di Mattioli, lancio sulla sinistra dove c'è Laurenti, molto lungo però il pallone, e termina fuori. Carica dei 2000 da Reggio Emilia, i ragazzi di Massimiliano Alvini, canta anche la Montagnani per Modena, ha fatto fatica oggi contro la Reggia Audace compatta, più volte sfiorato, gol del raddoppio. Due minuti al termine, più recupero, salta Stefanelli, tocca a Ferrario, Spanò sovrasta, recupera un altro pallone, l'ennesimo la sua grande partita, e ora addirittura dribbling e apertura per Kirwan, lancio è per Brodic, c'è cioè Stefanelli di testa, pallone è arrivato comunque tra le braccia di Gatti. Modena può ripartire, Mattioli, questi ultimi secondi di partita, anticipo vincente di Costa, poi Sodigna che raccoglie a centrocampo, allarga sulla sinistra per Davi, largo c'è anche Laurenti, va Davi, proprio per Laurenti, affrontare Kirwan, va sul destro, la mette in mezzo, lungo sotto la palla dove non c'è nessuno,
si arrabbia Tironelli. È lungo il pallone, Berzotti non riesce ad agganciare, alla che termina fuori. Costa prende tempo in questa rimessa laterale. Aruna, Mattioli a lottare con Favale, poi stop Laurenti, lancio per Kirwan, ancora forza, correre sulla fascia destra, la partita sulla difesa fatta di sacrificio, un aiuto dei suoi compagni in difesa, manda il pallone Pivarone, recupera palla al Modena, che può andare con Ferrario, temporeggia Spanò, viene saltato per la prima volta la sua partita, neanche giallo, per il capitano Dario Giaudacci, 90esimo al Braglia. Recupero che viene concesso in questo momento, saranno 4, si giocherà quindi fino al 94esimo minuto. Andrà Sudinia con la battuta. Con il mancino a saltare tutti, eccetto Armando Perna. Mancino di Sodegna, in mezzo, l'uscita, ora che rimane lì con Laurenti, poi Ferrari di testa, il salvataggio di Spanò, manda la palla in corner, salvato l'1-1, 91esimo minuto, furioso Massimiliano Alvini, con il fallo ai danni di Spanò, che è rimasto a terra, il colpo c'è stato. Evidente di Ferrari che ha provato di testa a buttarla dentro, poi è rimasto lì pericoloso, ci ha provato prima Rossetti e poi Ferrari, c'è ancora tempo per il Modena, il corner con Sodegno, minuto 92, sempre il mancino del brasiliano, movimento in mezzo all'area, palla al centro, Narduzzi in uscita con il pugno, non trattiene palla che rimane lì, il pareggio del Modena, 1-1, no, non è valido. Rimasto a terra Narduzzo, tutti i giocatori del Modena intorno all'arbitro, gol annullato, ammonito Perna, è successo di tutto, sia l'azione precedente che quella di pochi secondi fa, il Modena che ha sperato in due occasioni il gol del pareggio, tutto in nemmeno un minuto. Non convalidato il gol, non si era sentito il fischio, poi il boato del Braglio. Il via dal fondo, minuto 93 al Braglio, ancora annullato. Direttore di gara, il lancio lungo, anticipato la Drezza, poi Varone, riesce a tenere per un attimo il pallone, Laurenti, ultimo assalto del Modena, Stefanelli per Gallo, la pressione di Brodic, dribbling rischioso, a parte di Gagno, poi sbaglia il rilancio, la pressione con Mattioli che viene fermato dal fallo di Arona. Entriamo ora nell'ultimo di recupero dei quattro concessi da Mario Cascone. Punizione per il Modena, tutti in avanti.
Ferrario da via saltare, pallone che arriva a Laurenti, il cross al centro per Ferrario, Narduzzo in presa alta con il sapore dei tre punti. Pochi secondi alla fine. Il rilancio di Davide Narduzzo. Non riesce a metterla giù. Igor Redrezza. Duca in avanti, non c'è più tempo. Tre fischi al Braglia. Vince la Redda Ucace. Il derby della Secchia. 1-0 per il gol di Scappini. Ad inizio primo tempo la festa, i giocatori della Reggia Audace sotto la propria curva, la corsa di Massimiliano Alvini, pugni alzati, la gioia del derby vinto. Dall'altra parte sconforto, la rabbia, c'è Perna attorno al direttore di gara, segue poi con i suoi compagni. Vince il derby del Secchia, la Reggia Audace, 1-0 con gol di Stefano Scappini, da Giovanni Poggi, dallo stadio Braglia di Modena. È tutto per il Eleven Sports, appuntamento, ora gli highlights, appuntamento alla prossima gara, sempre qui sulla Eleven Sports, ora gli highlights della vittoria, la Reggia Audace nel derby del Secchia per 1-0, grazie al gol di Scappini, buona serata a tutti. Prossima gara,